Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare un pochette. Questi sono i materiali che servono per realizzare questo pochette. Un click clack, marca punto, l'uncinetto 5,5, il cordino velvet da mecceriamary.it. Con l'uncinetto 5,5 avviamo 22 catenelle. Lavoriamo una maglia bassa nella seconda catenella dall'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella disponibile. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, non tornerò indietro, continuerò a lavorare in tondo. Lavoriamo 3 maglie basse in questo punto. E continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella disponibile. Continuiamo a lavorarlo fino ad arrivare a questo punto. Arrivando a questo punto dove abbiamo iniziato, dobbiamo lavorare 2 maglie basse per completare quest'angolo. Non andremo a chiudere il lavoro, dobbiamo lavorare in tondo. Adesso lavoriamo la prima. Lavoriamo il primo punto, una maglia bassa e mettiamo il marca punto. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare all'inizio del nostro lavoro. Ho completato il secondo giro, arrivando all'inizio togliamo il marca punto e lavoriamo una maglia bassa e rimettiamo il marca punto. Adesso dobbiamo lavorare il punto canestro. Abbiamo lavorato il primo punto maglia bassa normale, adesso dobbiamo lavorare il secondo punto maglia bassa nel punto sottostante, quindi qua è il punto normale, noi dobbiamo andare a lavorare da sotto e tiriamo i fili e lavoriamo una maglia bassa. Nel successivo lavoriamo una maglia bassa normale, nel successivo lavoriamo una maglia bassa sottostante. Nel successivo lavoriamo una maglia bassa normale, nel prossimo una maglia bassa sottostante. Dobbiamo ripetere questo, una maglia bassa normale, una maglia bassa sottostante, fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di lavorare anche questo giro, arrivando alla fine, togliamo il marca punto e lavoriamo una maglia bassa sottostante, non qui, perché qui abbiamo lavorato prima una maglia bassa normale. Adesso dobbiamo fare
il prossimo giro, dove c'è maglia bassa normale, dobbiamo lavorare maglia bassa sottostante. Dove c'è maglia bassa sottostante, dobbiamo lavorare maglia bassa normale. Adesso entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa sottostante e mettiamo in marca punto dove avevamo lavorato una maglia bassa sottostante. Lavoriamo una maglia bassa normale dove abbiamo lavorato una maglia bassa normale. Lavoriamo una maglia bassa sottostante. Questo è il motivo che dobbiamo ripetere fino ad avere l'altezza desiderata. Ricordiamo sempre di togliere il marca punto, di lavorare il punto che troviamo. Se troviamo una maglia bassa normale, dobbiamo lavorare una maglia bassa sottostante. Se troviamo una maglia bassa sottostante, dobbiamo lavorare una maglia bassa normale. Quindi alternando questo punto fino ad avere l'altezza desiderata, perché è un lavoro che andremo a lavorare sempre in tondo. Vedete, si vede il punto anche se non si vede tanto. Continueremo a fare questo motivo fino ad avere l'altezza desiderata. Ci vediamo alla fine. Ho lavorato un po' di giri. Adesso misuriamo la borsa. Misura 16 centimetri. Dobbiamo andare a lavorare un giro di maglia bassa senza lavorare una maglia bassa sottostante. Arrivando all'ultimo, togliamo il marca punto e lavoriamo una maglia bassa. Rimettiamo il marca punto e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile senza lavorare maglia bassa sottostante. Continuiamo così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare un giro di maglia bassa normale. Arrivando dove abbiamo il marca punto, tiriamo il filo. E chiudiamo il nostro lavoro. Tagliamo il filo in eccesso. Andiamo a bloccarla dentro. Arrivato a questo punto, se non avete il click clack, potete mettere la cerniera e mettere la catena e servirà lo stesso come un pochette, senza neanche mettere sia la rete. Potete foderarla, potete anche non foderarla, secondo i gusti. Adesso prendiamo l'ago e il filo trasparente per cucire il nostro clic-clac. Apriamo il nostro clic-clac, apriamo la borsa. Vedete, abbiamo queste due estremità. Dobbiamo fare compacciare la punta con la punta. Così sistemiamo dentro.
e lo blocchiamo con la molletta. Adesso andiamo a cucire con l'ago e filo trasparente. Vedete che ha dei buchi, dobbiamo passare da buco e fare passare il filo. Ripassiamo. Di nuovo passiamo il filo, facciamo passare dal buco. Dobbiamo ripetere questo per cucire tutto il giro del nostro pochette. Ecco, la nostra borsa è pronta. Ho cucito questo medaglione cameo. Ecco il fondo della borsa del pochette. Ancora da foderare, utilizzerò questa stoffa per foderarla. Potete utilizzare qualsiasi stoffa per foderare la vostra. Se scegliete questo tipo di colore, sul sito della meceriamary.it ci sono vari colori e varie sfumature, potete scegliere quello che vi piace. È molto capiente la borsa. Si può anche agganciare la catena per portarla a tracolla. Spero che la borsa vi piaccia. È proprio una bomboniera. Potete vedere che la borsa si mantiene, il filato è morbido, però mantiene sostenuta. Non c'è bisogno di mettere la rete. Anche se non volete foderarla, è molto bello dentro, è morbido. Quindi è un bel filato da provare. Iscrivetevi al canale per non perdere gli aggiornamenti, che continuerò a condividere con voi vari lavori, punti all'uncinetto, borse, magari qualche altro. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.